Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari. Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana. Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari. Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana. Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari.
Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhatta Vrinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhatta Vrinda Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha, Vraja Sundarada, Vraja Sundarade. Jaya
Jaya Radha Vraja Sundara Da Vraja Sundara De Jaya Gora Nitai Gora Nitai Gora Nita Jaya Gora Nita Jaya Jagana Jagana Baladev Jaya Subhadra Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Sisi Radha Vraja Sundara ki, Sisi Gaura Nitai ki, Jagannath Baladeva Subhadra ki Go Premanande, tutte le glorie dei voti riuniti, tutte le glorie dei voti riuniti, tutte le glorie dei voti riuniti, tutte le glorie si sicure Goranga. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Oggi leggiamo dallo Srimad Bhagavatam, canto ottavo, capitolo diciottesimo e verso 2. Siamavadato yasasara jakundala Siamavadato yasara jakundala Tripavalacci kriva dambujapumam Srivasa Baksha Bayagal Dallo Sat Karita Kanchi Guna Charo Nupara Kirita Kanchi Guna Charo Nupara Siamava Dato Jasara Jakundala Ti sola chakriva dambuja pumam Ti sola chakriva dambuja pumam Srivatsa baksha bayanga dolasat Srivatsa baksha bayanga dolasat Kirita kanchi guna charunu para Siamava dato jasara jakundala Siamava dato jasara jakundala Tvi sola chakriva dambuja punam Sri vatsa baksha bayanga dolasat Kirita kanchi guna charu nupura Kirita kanchi guna charu nupura Devoti? Questo è il 2. Chi è che l'ha scritto? È
Ah, io non lo so, io sono venuto, non sapevo che... Ah, l'hai scritto, ah, tu hai pensato, va bene. E allora così mi chiedo, vi chiedo scusa, cosa... Sì. Si amava data. Un corpo scuro e libero di difetti. Già sarà già. Kundala, di due orecchini a forma di squalo. Tvisha, con lo splendore. Al Ullassa, brillante. Srivandana Andabuja, con un meraviglioso volto di loto. Pumam, la persona suprema. Srivatsavaksha, con il segno dello Srivatsa sul petto. Balaya, braccialetti. Angada, bracciali. Ullassat, risplendenti. Kirita, corona. Kanchi, cintura. Guna, il filo sacro. Charu, meravigliose. Nupura, cavaliere. Il corpo oscuro di Dio, la persona suprema, era libero da ogni imperfezione e il suo volto di loto, ornato da orecchini a forma di squalo, appariva molto bello ed egli portava sul petto il segno dello Srivatsa. Portava bracciali ai polsi, alle braccia e una corona sulla testa, una cintura alla vita, un filo sacro, gli attraversavano il petto e i suoi piedi di loto erano adorni di cavaliere. Leggiamo, ci sono dei bei versi qui che si susseguono, molto belli, sempre su Krishna. Madhuvrata vrata vigusta svaya virajita srivamalaya hari prajaputer veshmatamasvarochisha vinasayam kantani vishta kustubha. La ghirlanda di fiori di eccezionale bellezza che ornavano il suo petto era circondata da sciami di api ronzanti e assetate di un nettare per l'intenso profumo di quei fiori. Quando il Signore appare, il collo ornato della gemma Kostuba e il suo splendore vinse l'oscurità della dimora di Prajapati Kashyapa. Allora, si sa che quello che mettiamo a Krishna, tutti gli ornamenti, i fiori, le decorazioni, non sono belli perché Krishna è decorato, ma perché Krishna rende ancora più affascinante tutte queste cose con la sua meravigliosa bellezza. Cioè, tale è la sua bellezza che rende più bello tutto ciò che gli viene dato. Disha presudustila sashatada praja prarishta gunavitaha dayarantariksham chitir o agni jiva gani vija sajarishur nagascha. In quel momento la gioia ricolmava tutte le direzioni, le distese d'acqua come fiumi e oceani e il cuore di ogni essere. Le diverse stagioni manifestavano le loro qualità e tutti gli esseri dei pianeti superiori nello spazio e sulla superficie della terra esultavano. Gli esseri celesti, le mucche e i brahmana, le colline, le montagne e tutto era tutto saturo di gioia. Non sarà che io.
Vancha kalpatarubhya sakripa sindubhya chapatita nampa banyabhyovya svinubhyo namo nama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Cioè, adesso queste descrizioni descrivono la bellezza di Krishna. Sebbene qui l'abbiamo nella forma di Murti, possiamo percepire la sua bellezza, il suo fascino. Quando è decorato con amore e devozione, capiamo proprio che non appartiene a questo mondo, che è proprio Dio la persona suprema. Ma tanto quanto noi vediamo, non è quanto tanto noi lo possiamo percepire nel cuore con amore. Quello che percepiamo nel cuore è molto più forte di quello che noi vediamo, perché Krishna è infinitamente misericordioso. Si dice che tu fai una cosa a Krishna e Krishna ne fa mille a te. Quindi se noi abbiamo un sentimento amoroso nei suoi confronti, lui ci inonda di un oceano d'amore. E questa è la meravigliosità di Krishna. Certo che se uno non è devoto a Krishna non può sperimentare queste gioie. Se non è proprio devoto di Krishna proprio interiormente, indipendentemente che sia cosciente di Krishna o no. Ma chi ama Krishna nel proprio cuore, sotto la forma di Dio, di Cristo, di Buddha, Allah, e lo ama, percepisce il suo amore, perché Krishna non rimane mai indifferente all'amore dei suoi devoti. Quindi, indipendentemente da religioni, l'amore per Krishna si può manifestare nel cuore delle persone sincere che lo amano. E questa è la bellezza di Krishna, che non è dentro un tempio, ma è dentro e fuori a questo tempio e a tutti i templi. Quindi noi dobbiamo vedere come Krishna è universale e il suo amore inonda di gioia tutti i cuori delle persone sincere. Perché i cuori delle persone sincere? Perché le persone che non lo servono, le persone che non lo amano, indipendentemente appunto dalla religione, non possono percepire questo amore, perché in realtà ancora è insediata in loro la lussuria, il desiderio di godere indipendentemente da lui. E questo fa barriera al suo amore, perché è appunto la lussuria è l'opposto, è la perversione dell'amore per Dio. Quindi, ahimè, siamo dispiaciuti per coloro che non possono percepire questa gioia che noi percepiamo qui nel Tempio, ballando, danzando, servendo Krishna, questa meravigliosa attività che si chiama Bhakti Yoga, è l'attività più sublime che esista in tutto l'universo, in tutti gli universi. È l'arte di amare più profonda e bella che esiste. Noi, vi chiedo scusa se questo che io dico a quelli che ascoltano può sembrare presuntuoso o troppo orgoglioso, però vi posso assicurare che di orgoglioso e presuntuoso non c'è niente, perché Krishna è, come dicono, è assai bello, è assai meraviglioso, è assai risplendente, è assai attrattivo, e tutto quello che di più si può cercare nella vita è Krishna. Tutti nel mondo materiale cercano la gioia, cercano di essere felici o con la moglie, con i figli, con la zia, col nonno, con il gatto, con il cane. Tutti cercano in un modo o nell'altro di essere sereni e felici, ma non sanno che questa felicità viene solo da Krishna, da Dio, la persona suprema. E non possiamo ottenere alcuna gioia in nessun godimento materiale. Il godimento materiale è molto effimero. Un istante, due istanti, un'ora, metti 10 ore per essere misericordiosi e poi svanisce tutto nel nulla. Chi pratica queste attività non ha nel cuore la felicità, non gli rimane niente dentro. Per questo che a lungo andare tutto quanto diventa asara, inutile, diventa senza gusto, diventa senza gioia, perché senza Krishna non c'è niente. La più grande sofferenza nel mondo materiale è essere lontani da Dio. Noi
perché ascolta, appunto, noi diciamo che il nome di Krishna vuol dire infinitamente attrattivo, perché se Dio possiede l'amore, la saggezza, il potere, la rinuncia, adesso ne manco un altro, mi ricordo più, è infinitamente attrattivo. Quindi se noi incontriamo un saggio, sentiamo il calore e l'attrazione di questo saggio. Se noi incontriamo una persona che è amore, che dire? Sentiamo il calore che si espande tutto intorno a lui. E se noi incontriamo una persona potente, anche lì c'è una certa attrazione, no? Perché per il potere che lui ha. Krishna ha tutte queste qualifiche, tutte queste qualità, e quindi è infinitamente attrattivo. C'è un devoto che dice che la coscienza di Krishna è una montagna di zucchero. Più noi ci stiamo dentro e più ne prendiamo. Quindi l'ingiunzione dei Veda è quella di essere sempre vicino ai devoti, di poter vivere, di andare a trovare Krishna nel tempio, di portargli qualche fiore, una foglia. Qualunque cosa noi portiamo, se la portiamo con amore, Krishna sarà contento. Naturalmente è più soddisfatto se gli offriamo una foglia di tulasi, un fiore e un incenso. Ma questo non è così importante per lui, perché lui è infinito amore. Non guardi i dettagli, non guardi i particolari, ma si cura solo di chi lo ama. Il cuore. Il cuore è... Perché noi dobbiamo anche parlare in modo molto chiaro per le persone che ci ascoltano. Per noi il cuore non è il cuore di De Amicis, con tutte le frange, sentimentalismi che ne derivano. Per noi il cuore è il vero sé, quello che percepiamo all'interno di noi stessi per comprendere Dio, per comprendere la nostra vita, per comprendere noi stessi. Krishna all'interno del nostro cuore ci ispira costantemente a vivere la coscienza di Krishna. Purtroppo il nostro ascolto non è così profondo, perché è ricoperto da tutte le attività sbagliate, direi, non vorrei usare peccaminoso, che è un termine abbastanza cristiano. Dai, si Radha Krishna ki jai, si Sigoranita ki jai, Jagannath Baladeva ki jai. Non vorrei... scusate. E quindi il nostro ascolto è velato da tante attività sbagliate che abbiamo commesse nel mondo materiale, dal nostro egoismo, dal nostro desiderio di imporsi nella vita, di diventare famosi, di diventare importanti, no? Queste attività che non vengono dal cuore, ma vengono dal desiderio di gratificazione dei sensi, dalla lussuria, che si manifesta appunto in tutte queste ramificazioni. Quindi il desiderio del devoto non è quello di godere delle cose materiali, ma di offrire tutto al Signore, di dare gioia a Lui, perché sappiamo che Lui è il proprietario di ogni cosa, che Lui è l'amore, la profondità di tutto ciò che è bello. Quindi cosa può fare un devoto? Noi che siamo qui perché l'abbiamo voluto noi, dobbiamo dargli tutto, al 100% delle nostre possibilità. Certo, parlare è facile, mettere in pratica non è così semplice, e parlo anche per me. Tutto ha un prezzo, e Prabhupada diceva che la coscienza di Krishna non è cheap price, non è a buon mercato. Quindi dobbiamo sapere fare i nostri sforzi, dobbiamo saperci sforzare nella giusta direzione per poter soddisfare Krishna e cercare di cambiare le nostre abitudini. Cos'è nei Veda? È scritto che le abitudini sono la morte della vita spirituale, e piacere e non piacere è la malattia dell'anima. Quindi dobbiamo cercare di capire i punti che possono ostacolarci nella vita spirituale e di approfondire nel nostro cuore la bellezza di amare,
la bellezza di avere rapporti sinceri con gli altri, di aiutare gli altri non per farli diventare coscienti di Krishna o Hare Krishna, ma per aiutarli a percepire sempre di più la presenza di Dio nel proprio cuore. Perché noi non dobbiamo essere fanatici, noi dobbiamo cercare di dare agli altri quello di cui hanno bisogno, dar da bere agli assetati, da mangiare agli affamati, no? Questi versi sono cristiani, ma non appartengono alla verità, perché noi dobbiamo dare alle persone veramente quello di cui hanno bisogno, cercare di capire come possiamo aiutarli. E per fare questo io credo che la cosa più intelligente sia pregare Krishna di capire e di darci l'intelligenza di come aiutare queste persone, di essergli vicino e di poter veramente dare la giusta parola, quella parola che loro aspettano da noi. In realtà le anime sincere che vivono nel mondo materiale sono in attesa dei devoti, li stanno aspettando, li stanno cercando, e noi dobbiamo portare a loro veramente amore. E per fare questo bisogna veramente avere un buon sadhana, cantare i benigiri, leggere lo Srimad Bhagavatam, partecipare alle classi e essere anche obbedienti alle autorità e cercando di essere umili. Ecco, tutto questo che ho detto non è per niente facile, però essere umili vuol dire cercare di essere un recipiente dell'amore per Dio. Quindi cerchiamo veramente una posizione più umile. Mettiamoci come il signor Chaitanya ci ha insegnato quando è andato a trovare l'assemblea degli impersonalisti. Non si è messo al centro della sala, ma si è messo in un angolino. E lui risplendeva più di tutti quelli che erano lì dentro. Era così fulgente, pieno d'amore, che era completamente attrattivo e affascinante. Sebbene fosse così luminoso e attrattivo, la sua umiltà era più raggiante di tutta la luce che lui emanava. Perché? Perché Krishna sa e ha ogni cosa, non ha bisogno di imporsi a nessuno. La coscienza di Krishna non ha bisogno di dimostrare di essere la verità, perché è la verità. Noi non dobbiamo avere dubbi. Chi ha dubbi non può essere felice né in questa vita né nell'altra vita, dice Krishna nella Bhagavad Gita. Quindi dobbiamo togliere questi demoni, vengono anche così chiamati, che sono i dubbi, che sono i nostri reali nemici nella vita spirituale. Il dubbio non ci permette di amare, il dubbio non ci permette di servire Krishna, il dubbio non ci permette di essere felici. Il lamento, il dubbio, la critica, tutto quello che è contro gli altri e tutto quello che è per soppesare gli altri, tutto quello che è nel vedere gli altri in difetto piuttosto che vedere in difetto noi, è fonte di malattia. Una persona che si comporta in questo modo è ammalato spiritualmente. Non solo quelli che dormono troppo o quelli che mangiano troppo sono ammalati spiritualmente, ma quelli che appunto hanno questa attitudine verso gli altri. Quindi Prabhupada in ogni caso ha detto che l'ISKCON è un ospedale, e quindi chi c'è nell'ospedale? Gli ammalati, e quelli siamo noi. Quindi dobbiamo vederci come ammalati, che dobbiamo curare le nostre ferite, le nostre mancanze, per poter essere felici veramente, avvicinarci a Krishna. Anche nella Bibbia è scritto: io sono il Signore Dio tuo, io sono puro. Se mi ami, purificati. Quindi non è la nostra conoscenza, ma è la verità delle cose, che chi si avvicina al Signore deve purificarsi. Come Prabhupada ha detto che se una persona vuole andare a vivere nel pianeta Sole, deve avere un corpo pieno di fuoco come il Sole. Altrimenti se è di legno, cosa succede? Brucia. Così andare vicino a Krishna vuol dire avere
una coscienza che ci permette di avvicinarci a Lui. Sebbene in realtà, e questo lo dico principalmente anche per me, non siamo degni di questo. Io ad esempio so che sono qui su questo Vyasan, ma so di non essere degno di esserci. Però cerco di sforzarmi di dare quello che ho e quello che ho capito in questi anni che ho vissuto nella coscienza di Krishna con tutto il mio cuore, semplicemente, da un devoto che cerca di sforzarsi di essere sincero, no? E la sincerità non è a buon mercato, la sincerità è proprio un desiderio profondo di essere se stessi e non qualcun altro, cercare di agire in accordo alla propria natura. E questo è molto importante per noi, agire in accordo alla propria natura è molto importante, perché se noi facciamo qualcosa o anche facciamo un servizio che non è in accordo al nostro modo di essere, soffriamo. Quindi l'autorità deve essere veramente molto intelligente ad assegnarci dei compiti che sono in accordo alle nostre capacità. Quindi dobbiamo essere sempre, sempre, sempre impegnati. Ad esempio, una cosa molto importante è che quando noi andiamo a dormire dopo il nostro servizio vozionale, dovremmo sempre cercare di sapere quanto ho soddisfatto Krishna, quanto ho soddisfatto me stesso, quanto ho fatto per poter soddisfare i miei desideri e quanto invece ho fatto per soddisfare Krishna. Questo lo dico sempre perché è un punto molto importante di analisi. Il devoto non è un pecorone che serve Krishna a occhi chiusi. Il devoto è una persona molto sensibile e intelligente che deve sviluppare un'analisi profonda di se stesso. Così facendo si eleva e così facendo può comprendere meglio chi? Krishna. E Krishna è la più grande personalità esistente, quindi una personalità semplice ma nello stesso tempo complessa, perché è piena di sensibilità, piena di qualità. E chi può comprendere veramente appieno una persona che ha tante qualità? Pochissime. Infatti Prabhupada dice che un puro devoto lo può riconoscere un puro devoto. Così un maestro viene riconosciuto da un vero maestro. Quindi dobbiamo avere le stesse qualità per poter comprendere gli altri. Allora noi siamo a un livello che per fortuna non siamo a livelli così elevati, e quindi abbiamo la possibilità di poterci capire se ci sforziamo di capire noi stessi. Credere di capire gli altri è una grande illusione. Se non riusciamo a capire noi stessi, come possiamo capire gli altri? Noi possiamo capire gli altri solo quando diventiamo maestri spirituali. Allora possiamo capire dall'interno del cuore che persona c'è davanti a noi. Altrimenti pensare che tu hai capito qualcosa di quella persona e giudicarla e comportarti in un modo al pensiero del giudizio che tu hai è molto molto offensivo, perché se tu pensi di aver capito qualcosa di quella persona e ti comporti come di quello fa questo, questo e quell'altro perché gli piace questo, gli piace quell'altro, sbaglia lì, sbaglia là, e questo modo di pensare è molto offensivo, e queste sono le offese che commettiamo se lo facciamo nei confronti dei devoti. L'offesa non è che uno dice se è un deficiente e quella è un'offesa, ci sono tanti altri aspetti delle offese che noi possiamo fare. Quindi in coscienza di Krishna Prabhupada ci ha dato l'etichetta Vaishnava, e l'etichetta Vaishnava inizia col rispettarsi l'uno con l'altro, ma se l'altro trasgredisce questo automaticamente si entra in un piano materiale. E bisognerebbe che tutti noi conoscessimo questo libro, che è molto bello, che ci fa capire come relazionarci con i devoti anziani, quelli a nostro livello. E questa è una cosa molto importante. Forse dovremmo leggerla tutti i pomeriggi, questo libro. Ci dovrebbe essere qualcuno che lo insegna ai nuovi devoti che vogliono progredire nella vita spirituale.
Comunque penso che la cosa più importante è che se siamo sinceri e cerchiamo di fare del nostro meglio in accordo alle nostre possibilità, a quello che noi possiamo, cerchiamo veramente di mettercela tutta, questa è la cosa che Krishna apprezza. Non dobbiamo arrampicarci sui grattacieli per raggiungere Krishna, cerchiamo solo di fare quello che ci sentiamo e farlo con il massimo del nostro cuore, con il massimo delle nostre possibilità. E pensare che ogni cosa, questa è la cosa più importante che Krishna Bhagavad Gita dice, tutto quello che fai, le austerità, i sacrifici, la devozione che fai, offri tutto a me. E questo è un punto molto importante, perché se noi iniziamo il nostro servizio pensando, no, adesso sto lavando il pavimento, no, non stai lavando il pavimento, stai lavando il pavimento di Krishna e devi pensare che questo pavimento deve diventare luminoso e risplendente per dare piacere a Krishna. Om Tat Sat, questa dovrebbe essere la parola che noi dovremmo pronunciare ogni volta che facciamo un servizio per soddisfare Krishna. Perché l'attitudine di sapere che stiamo servendo Krishna è la più importante che esiste per i devoti. Vengono qui i volontari e loro fanno servizio, non è che sono così lucidi da capire tutte queste cose, queste sottigliezze che i devoti invece possono manifestare. Però noi non dobbiamo mai pensarci di essere superiori a loro. Anzi, ci sono fuori, io facendo Sankirtan sono andato a trovare una signora che viveva da sola in una casa modesta ma bella pulita, e questa è la cosa che mi ha colpito di più, la pulizia, addirittura i pavimenti luccicavano, tanto c'era pulizia in quella casa, semplice. E io stavo, dicevo, adesso le predico un po', si è messa a parlare, ho detto, ma questa qui ne sa più di me. Ho detto, questa se viene al tempio predica tutti quanti noi, perché ha incominciato a dire che io voglio essere semplicemente una devota del Signore, voglio tutto quello che faccio, cerco di farlo per il Signore. Era la Bhagavad Gita, lo Srimad Bhagavatam personificato. Io mi sono così, e lo sapete un'altra cosa? Mangiava carne. Allora, mi sono visto davanti a una persona che indipendentemente da quello che faceva era riuscita a dedicare il suo cuore al Signore. Quindi nel mondo materiale ne possiamo trovare di queste persone, anche se non sono così tante, ma possiamo trovare delle persone brave, sincere, che veramente possono forse anche insegnarci. Adesso io lo dico così per fare capire quanto noi non dobbiamo assolutamente portare su di noi di essere i devoti di Krishna, che gli altri non lo sono. Tutto questo è boga, perché Krishna vuole appunto, cosa vuol dire essere umili? Non pensare di essere più di un altro, cercare di essere semplicemente se stessi, cercare di essere delle persone che vogliono veramente servire Krishna. E se gli altri non sono a questo livello, il nostro dovere è quello di portare queste persone a questo livello. Quindi noi siamo i servitori dei servitori dei servitori, dice il signor Chaitanya, e dobbiamo cercare di servire tutti gli esseri viventi, e come tali noi dobbiamo vedere le persone che non sono con noi in questo tempio, nel nostro contesto, ma che vivono fuori. Ma Prabhupada dice che anche il mondo materiale è un mondo spirituale, perché basta un istante che Krishna guarda il mondo materiale che diventa spirituale. Quindi i nostri fratelli che vivono fuori sono nostri fratelli e persone bisognose, e se noi veramente siamo capaci dobbiamo cercare di aiutarli, essere vicino a loro con amore e devozione come con Krishna, nel senso che dobbiamo dare veramente quello che abbiamo agli altri per poterli aiutare, che loro sono molto sensibili, sono tutte anime spirituali, non è che li puoi ingannare. E se lo fai, sei come uno sciacallo. Quindi io credo di aver detto tante cose.
Vi chiedo scusa se vi ho detto tutte queste cose, ma spero di aver dato qualcosa che possa aiutare i vostri cuori e la vostra vita nella coscienza di Krishna e soprattutto me. Quindi se ci sono domande, se ci sono... qualche perplessità di quello che ho detto? Ecco, c'è una devota, vedi? Portaglielo, giusto una constatazione, insomma un pensiero. Quando dicevi che ci sono persone, c'era questa signora anziana che nonostante facesse una vita materiale, insomma mangiava la carne, insomma queste cose qua, però era molto attaccata al pensiero di Dio, no? Sì. E questo mi ha fatto pensare proprio a una conferma di come in effetti tutti noi siamo anime spirituali, siamo tutti facciamo parte della stessa natura. Noi abbiamo avuto la grandissima opportunità, fortuna, misericordia, insomma, di poter accedere alla coscienza di Krishna e stiamo praticando, stiamo cercando di implementarla e migliorarci. Però questo sentimento, questa cosa è già insita in ognuno, quindi non è che siamo superiori, no? Siamo tutti fratelli in effetti. Poi ognuno mette in pratica quello che gli è consentito in base al proprio karma, insomma, e alla propria attitudine di intelligenza, la spiritualità più consona, oppure sfortunatamente è così coperto dall'illusione di sé, no? Che agisce all'opposto e di conseguenza e lì sono i problemi veri, ma noi dobbiamo andare là proprio non tanto come sai, quelli che siamo i portatori della luce, siamo fratelli che cercano di dare una mano a un fratello. E così, già, tutto qua. Però dobbiamo dire, vorrei fare una nota su quello che ho detto, perché non è che gli altri che adesso sanno che ho incontrato questa persona e va tutto bene così. Noi dobbiamo, nel nostro cuore, nelle nostre capacità, aumentare sempre di più la nostra purezza. Quindi non mangiare carne, non prendere intossicanti, non fumare. Tutto quello che noi predichiamo è uno stadio ulteriore di purificazione. Quindi le persone sincere, poi infatti questa signora mi prese il libro, no? Era evidente che me lo prendesse una persona così, mi ha dato anche una bella donazione e io sono rimasto estasiato da questa persona. Però dobbiamo sempre ricordarci che la coscienza di Krishna ci insegna come veramente purificarci in modo profondo e assumere le attitudini spirituali che poi ci porteranno direttamente a casa da Dio. Queste persone che sono nel mondo materiale, che sono così brave, così profonde, dovrebbero fare questo ulteriore progresso per poter avere una maggiore purificazione e diventare coscienti di Dio o di Krishna o di Cristo, in accordo a quello che loro credono. Se lo fanno con amore, benvengano. E se sono convinti con amore, ben venga. Tutto quello che è fatto con amore, Krishna, in qualunque veste o di Cristo o di Buddha, lo accetta e lo apprezza. Quindi l'amore è l'unica, la chiave, la parola chiave, adesso si usa questo termine, la parola chiave, la password, per poter entrare nel cuore del Signore. C'è soltanto una parola, amore. E tutto il resto non può dare niente. Cioè, se la password non è amore, non si entra. Quindi
E ripeto, amore è anche un atto semplice, portare un mazzolino di fiori sull'altare, portarli a Srila Prabhupada. Perché Srila Prabhupada? Spieghiamo a chi ascolta che Krishna dice nella Bhagavad Gita: non mi è devoto colui che dice di essere il mio devoto, ma è devoto colui che è il devoto del mio devoto. Come si dice, per esempio, che uno non può amare una persona se non sa amare il cane di quella persona, no? Quindi dobbiamo cercare, no, di capire che il maestro spirituale è più, forse più importante, toglierei anche il forse, è più importante di Krishna. Perché se non ci fosse lui, come potremmo capire Krishna? Come potremmo amarlo? Se non ci fosse stata la misericordia del signor Chaitanya e colui che ha realizzato il suo desiderio di portare la coscienza di Krishna in tutto il mondo, e che Srila Prabhupada ha fatto questo, e nessuno di... lasciamo perdere, ma comunque nessuno è riuscito a fare quello che lui ha fatto, tranne lui stesso, perché il suo desiderio era forte. Qual era la grande forza di Prabhupada? Soddisfare i desideri del proprio guru. Quindi da questo dobbiamo prendere un grande esempio e cercare, invece di fare dei programmi, di chiedere i programmi al nostro maestro spirituale, perché lui sa quali sono i programmi che ci sono favorevoli e quelli che ci sono sfavorevoli. Solo lui lo sa, e noi dobbiamo affidarci a lui con tutto il cuore, perché è così come un ammalato va dal dottore e il dottore gli dà la medicina. Se tu non credi in quel dottore, qualunque medicina ti darà non ti farà effetto, ma se tu ci credi, allora quando prenderai le medicine penserai che sono le medicine giuste e l'effetto di questa medicina sarà positivo per la tua salute. Comunque, ci sono altre domande? Sei contenta? Ci sono altre domande? Ramachandra? No? Dai, Srila Prabhupada chi? Srimad Bhagavatam chi? Go Premanande Hari Hari Bo. Come mai tu non hai fatto una domanda, Adriano? Che solito le fai sempre.